Ciao a tutti, oggi faremo qualche piccolo test per capire la salute del motore del caddy. Ci sono alcune serie di controlli che si possono effettuare per capire se il motore sta bene oppure no e quindi se si può continuare a usare così oppure se è necessario smontarlo e rifarlo totalmente. Su questo motore abbiamo già rifatto la distribuzione e abbiamo fatto un'ispezione visiva togliendo la coppa dell'olio e il coperchio punterie. Dall'ispezione visiva le condizioni sembrano buone e il motore gira bene. Per capire se c'è usura eccessiva nelle bronzine di banco si può fare un test della pressione dell'olio e invece per i cilindri si può fare un test di compressione. Ora iniziamo misurando la pressione dell'olio. Su questo motore abbiamo due sensori di pressione olio, uno è qua e l'altro è sotto. Intanto cominciamo da quello sulla testa e vediamo cosa segna. Ho tolto il sensore originale, ho avvitato l'adattatore che è presente nel kit e adesso vediamo cosa segna. Vai. Chiave. Chiave. Ok, pressione dell'olio arriva quasi a 4 bar. Ok, proviamo così. Ora proviamo anche dall'attacco inferiore. Qui la pressione è un po' più alta, siamo arrivati a 4 bar e mezzo, anche al minimo abbiamo un bar e mezzo. La pressione dell'olio è abbastanza alta e questo significa che la pompa dell'olio è ancora buona e non dovrebbero esserci grossi giochi in giro che fanno calare troppo la pressione. Un altro test che può dare informazioni interessanti è quello del ritorno degli iniettori. L'ho anche già fatto sul Toyota, se vi siete persi il video ve lo metto qua sopra. Ho staccato i tubetti di ritorno degli iniettori, ogni iniettore ne ha due perché fanno da ponticello tra uno e l'altro, quindi uno l'ho tappato e l'altro l'ho mandato a questi cilindri graduati. Ho tappato anche il tubo che torna alla pompa, altrimenti pesca aria e il motore non gira bene. Adesso accendiamo la macchina e lo lasciamo al minimo un po' di tempo e vediamo se tutti e quattro gli iniettori hanno la stessa quantità di fluido di ritorno. Il 3 e il 4 sono praticamente uguali, invece l'1 e il 2 sono più alti, ma soprattutto l'1. Quindi sicuramente gli iniettori hanno qualche piccolo squilibrio.
Quindi gli iniettori hanno sicuramente qualche piccolo squilibrio. Non ce la farò mai a dirlo. Quindi gli iniettori hanno sicuramente qualche piccolo squilibrio. L'ultimo test che dobbiamo fare è quello di compressione. Andremo a togliere i tubi degli iniettori e anche tutti e quattro gli iniettori. Quindi collegheremo uno per volta un adattatore con un manometro e faremo girare il motore qualche secondo per vedere a che pressione arrivano. Abbiamo tolto gli iniettori e già che c'eravamo li ho testati per vedere la pressione d'apertura e il tipo di spruzzo. La pressione d'apertura è corretta su tutti e quattro, 130 bar, ma ce n'è uno, questo, che spruzza male. E quindi li andremo sicuramente a revisionare cambiando gli ugelli. Adesso facciamo la prova di compressione, quindi ho fissato lo strumento al cilindro 4 e ora andiamo a fare l'avviamento per vedere a che pressione arriva. Ovviamente ho scollegato il filo sulla pompa in modo da tagliare il gasolio. Una prova simile l'ho già fatta sul Toyota 4Runner, ma mi ero collegato al posto delle candelette. Vi lascio qua sopra il video. Venticinque. Abbiamo finito tutti i test, quindi pressione olio, compressione, flusso di ritorno degli iniettori e anche test di taratura degli iniettori. L'iniettore che spruzza male è quello del cilindro 1, che è quello che sul test di flusso aveva il volume più alto. Il test di compressione ha dato risultati molto buoni perché siamo di media sui 24 bar. Ho visto valori più o meno tra i 23 e i 25, ma grosso modo sono tutti uguali. Questo ci dimostra la buona salute di questo motore. L'unico lavoro da fare è sostituire gli ugelli degli iniettori, perché effettivamente ce n'è almeno uno che non lavora correttamente e gli altri probabilmente potrebbero avere uno spruzzo migliore. Per questo video è tutto. Se trovate interessanti i video che pubblico, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere le notifiche. Grazie a tutti, al prossimo video.